Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisante, by bicycle, da Brescia, direzione San Vigilio, frazione di Concesio. Devo tornare perché stamattina alle 4 mi sono alzato, alle 8 ero a Brescia, a San Vigilio, ho preso una macchina, l'ho portata alla B&W di Brescia. Sto facendo 18 km su una bici pieghevole. Tornando indietro, poi prendo la macchina, vado verso gli Appennini modenesi, altri 230 km per fare una consulenza su un fatto di eredità. Poi qualcuno si alza al mattino e dice: non c'è lavoro, non c'è lavoro. Nella vita bisogna alzare il culo. Adesso appena la mia mano ormai la sento in fase di guarigione, devo comprare un decespugliatore nuovo, dopodiché si ricomincia a spaccarsi il culo con giardini di ogni tipo. Signori, la potenza del corpo umano: al gorilla non serve una lara per vivere in salute. Primo manuale di igienismo sul campo, un libro pazzesco che condensa 15 anni di errori, tentativi, esperimenti sull'alimentazione, sulla salute e su tanto altro. È tanta, tanta roba. In prevendita, libri, chiocciola, pietrobisanti.it. Fatevi un regalo che vi cambierà la vita, ve lo garantisco. Allora, partiamo subito a bomba! Allora, intanto grazie ai quasi 280 partecipanti alla live di ieri sera, che è stata un grande successo. Si sono fatto un sacco di risate. Per chi se la fosse persa può andare a guardarla nel mio canale. Allora, parliamo un po' di che cos'è l'energia, no? Noi confondiamo, la maggior parte delle persone che ci circondano non vivono di energia buona. Cioè, l'energia buona è quella che, attraverso il rispetto del proprio corpo, quindi attraverso un'alimentazione impeccabile e corretta, e attraverso il rispetto dei cicli circadiani di sonno e di veglia, in assenza totale di qualunque tipo di stimolo artificiale o naturale che sia, caffè e altro, riesce a essere il più performante possibile. Se voi vi accorgete, vi dirò una cosa che vi sembrerà banale, ma non lo è: il fatto di aprire gli occhi senza essersi svegliati durante la notte e alle 4 del mattino, nonostante si sia dormito alla fine 5 ore, perché ho finito la live intorno alle 11, si ha voglia di alzarsi e di non tergiversare e di non star lì a poltrire nel letto, significa che il corpo è in modalità salute, è in modalità pronto, è in modalità reattivo. Questo è il corpo. Ve ne accorgete già da quando vi svegliate al mattino, se la vostra giornata sarà una merda. Se avete bisogno di carburare, carburare significa che le cose non vanno come devono andare. Quando si apre gli occhi bisogna aver voglia immediatamente, specialmente quando ci si alza a un'ora corretta, magari non come a me è successo, come mi succede anche quando mi alzo presto, ma in un'ora corretta a maggior ragione, di aver voglia di fare. Le energie non devono essere quelle di un cavallo frustato sotto il sole in Piazza di Spagna a Milano, in Sicilia, perché non sono energie, quelle sono energie nervine causate dall'adrenalina. Adrenalina che può essere data dalla paura, dal dolore, dal caffè, dallo zucchero, dai farmaci, dagli integratori. Mentre in realtà bisogna vivere di energie pulite, che sono la conseguenza di un corpo alimentato bene e che vive correttamente. Noi continuiamo a confondere, no? L'energia, il buon umore che ci può dare il caffè, che ci possono dare i farmaci. Quando le energie non sono pulite, sono sempre energie che si manifestano in maniera estemporanea, ma che poi alla fine, quando si esauriscono, vi lasciano ancora peggio di quando siete cominciati. Mentre in realtà, quando le energie sono pulite,
alla fine dello sforzo siete stanchi, ma siete assolutamente soddisfatti. È un po' come quando si fa esercizio fisico. Il dolore dell'esercizio fisico, al termine dell'esercizio fisico, è un dolore positivo, è un dolore che vi fa stare bene, non è un dolore malato, e ve ne accorgete. Io penso che la pratica del caffè a stomaco vuoto, e mi piacerebbe sentire nei commenti quanti di voi bevono il caffè, ma soprattutto quanti lo bevono a stomaco vuoto, penso che sia una delle cose più deleterie che possano esistere sulla faccia della terra. Oh, che bella cascata! Ma dove sono? Cazzo, il bello di questo lavoretto qui, lavoretto, è che quando mi fa fare i percorsi in bicicletta mi fa fare dei percorsi della Madonna, troppo belli. It's almost just for you. It's a frightening. Honey, are you coming? Allora, faticaccia, mi mancheranno ancora qualche chilometro. Averne già fatti 15. Quindi, bisogna imparare, anzitutto, a capire che il corpo è come una batteria. Si usa e ha bisogno di essere ricaricata. Uno. Quindi è importantissimo i ritmi sonno-veglia e soprattutto evitare, come la peste, tutto quello che può darvi un rush energetico malsano. Perché alla fine significa semplicemente andare a scavare nelle energie che non ci sono. Non so se sapete la storia del comunque è un farmaco, è una anfetamina che veniva utilizzata dai soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e permetteva di camminare nella neve per ore feriti senza sentire dolore, fame, sonno. Voi come pensate che piloti di aerei di caccia possano fare missioni lunghissime? Come pensate che soldati americani possano veder saltare in aria i propri commilitoni in Iraq e continuare a combattere? Avete l'idea che gli psicofarmaci al fronte sono la norma e non solo quelli? Avete presente cosa significa guardare per esempio il vostro cantante preferito che fa un tour mondiale, essere a fare concerti un giorno sì, due no, un altro di una volta ogni tre giorni, concerti estenuanti. Avete presente cosa significa per la gente fare turni di notte? Allora, parliamoci bene chiaro. Se togliessero già il mero caffè, la società americana, ma non solo, imploderebbe su se stessa. Siamo un mondo che continua a basare le proprie energie non sulle energie buone, quelle dovute a uno stile di vita corretto, sapendo anche se e quando è il caso di fermarsi, ma un mondo che corre e che continua a essere, a frustarsi chimicamente con qualunque tipo di sostanza, in modo tale da essere sempre efficiente. E la mia domanda è, e adesso mi fermo, efficiente per cosa? Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.